Nella 13ª giornata di ritorno del campionato di Serie C Girone C, il Benevento ottiene il 13° risultato utile consecutivo, espugnando il De Cristoforo di Giuliano con il risultato di 2-1, dopo un primo tempo deludente che aveva fatto registrare la rete del vantaggio dei padroni di casa con Balde al 28° minuto. Nella ripresa, poi, tutt'altra musica, un Benevento che ha cambiato volto alla gara con un approccio completamente differente grazie alle reti di Lanini al quarto e al sesto su calcio di rigore dei Ciciretti, ha praticamente blindato il risultato, avendo anche altre occasioni, come per la verità anche nell'ultima parte del primo tempo, ma che non si erano concretizzate. Il Benevento dunque continua la sua corsa alle spalle della Juve Stabia, cerca così con questi risultati di consolidare il secondo posto in classifica, in attesa poi chiaramente dei big match con la Juve Stabia e l'Avellino ancora, che ci saranno da disputare nelle prossime giornate. Ritorniamo alla gara ricordando che il 3-4-3 del Benevento e di mister Auteri ha visto schierati in campo Manfredini al posto di Paleari, Capellini, Terranova, Pastina, Improta, Caric al suo posto al 16°, Pinato, poi Nardi, Simonetti, Ciciretti al 45°, sostituito da Masciangelo, Lanini sostituito sempre al 45° del secondo tempo da Carfora, Starita al suo posto al 16°, si è visto in campo Ciano. Ben 9 minuti di recupero con una punizione finale da batticuore per i tifosi giallorossi, che hanno seguito con ansia fino all'ultimo secondo questa gara, che si è conclusa con il risultato di 2-1 per i giallorossi. Da elogiare come sempre il pubblico di fede giallorossa, oltre 250 tifosi al De Cristoforo di Giuliano, che hanno sostenuto la squadra dal primo all'ultimo secondo, e poi l'esplosione finale con l'abbraccio virtuale al termine della gara con il Benevento. Risultato finale 2-1 e il Benevento che prosegue la marcia positiva in questo giro di ritorno, firmato Gaetano Auteri. Inaugurata l'edizione 2024 della Fiera di San Giuseppe, che si svolgerà fino a martedì 19 marzo. Come ogni anno, nell'area adiacente allo Stadio Vigorito, boom di presenze, di stand ed espositori. TV7 è stata presente al taglio del nastro di questa nuova straordinaria edizione. Anche quest'anno, questo appuntamento, oramai un evergreen del calendario degli eventi in città, ha confermato un importante appeal nel mondo del commercio. Il numero degli espositori si aggira attorno alle 150 unità, confermando e migliorando i numeri già straordinari del 2023. Oramai quello della Fiera di San Giuseppe è un brand riconosciuto sul piano nazionale grazie ad un'intelligente attività di marketing promozionale che si coniuga alla forza di una tradizione pluridecennale. La zootecnica, la florovivaistica e l'agricoltura restano, come giusto, gli asset di riferimento di questo evento, che ora, grazie alla partecipazione di sigle aziende prestigiose dell'enogastronomia sannita, ha allargato il suo target e ampliato l'offerta per i visitatori, che già l'anno scorso furono diverse migliaia. Quest'anno il logo della fiera e del maestro Alfredo Verdile, artista beneventano già dipendente comunale, che ha concesso gratuitamente l'utilizzo dell'immagine di un suo quadro, un tocco artistico made in sagno molto bello e suggestivo. Ai microfoni di TV7, intervistato dal direttore Mario Del Grosso, il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Continua questa manifestazione ad avere grande interesse, non soltanto in coloro i quali vengono come noi a visitarne, a parteciparne anche e a usufruirne dei prodotti che vengono qua messi in esposizione, ma anche da parte degli espositori che vengono da varie parti d'Italia e incrementano ogni anno questa nostra presenza ormai collaudata e storica. Diciamo che praticamente quest'anno c'è una variante, insomma, oltre agli espositori agricoli ci sono anche quelli enogastronomici. Beh sì, insomma, mettere assieme queste cose dà l'idea della filiera e dà l'idea del chilometro zero, che speriamo di realizzare anche nel Malis, che finalmente abbiamo messo in adempimento dal punto di vista della strutturazione, da cose assurde. C'è stata un'opera realizzata senza un minimo di collaudo, nulla abbiamo dovuto abbattere, stiamo ricostruendo, verrà una bellissima cosa, appunto, con la garanzia di prodotti locali. Pensiamo già all'anno prossimo? Beh sì, certamente sì, anzi questo è l'auspicio, per incrementare, per arrivare, speriamo, a 250 e poi 300 e poi ancora.
si è aperta ufficialmente con il tradizionale taglio del nastro l'edizione 2024 della Fiera di San Giuseppe, che si svolgerà fino a martedì 19 marzo nei pressi dello stadio Ciro Vigorito. La fiera è un appuntamento consolidato e un brand tradizionale dell'economia cittadina, con oltre 200 postazioni di espositori occupati, mostra tutta la sua vitalità e la sua eccezionale capacità di attrazione. Auspichiamo anche quest'anno una numerosa partecipazione. TV7 ha seguito l'evento inaugurale di sabato mattina. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Alfredo Salzano all'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone. Sì, è proprio così, ma non solo nell'ambito provinciale, anche oltre provincia e anche oltre regione. Infatti abbiamo operatori che vengono dal quasi tutte le regioni del sud e anche del centro, ed è un indotto davvero molto bello perché cresce sempre di più. È una fiera che si consolida e il brand si unisce sempre di più al nome della città di Benevento, quindi è un veicolare insieme e questo davvero ci fa tantissimo piacere. Quest'anno abbiamo oltre 200 stand occupati, quindi abbiamo il sold out nello spazio immenso del settore di stinti del Ciro Vigorito, e tant'è che questa condizione non ci ha consentito di poter accogliere anche altri operatori che ci avevano fatto richiesta di essere presenti, ed è la dimostrazione del lavoro che si sta facendo, dell'ottimo lavoro. Mi diceva qualche amico, a un po' di persone che ho incontrato, che sono rimasti davvero meravigliati così tanto in positivo, perché negli anni scorsi insomma venivano ed era un po' tutto così, sembrava un po' un tutt'uno molto ma molto così deteriorato, nel senso che non c'era più quell'appeal, ed è ritornata ad avere quell'appeal importante, è ritornata ad avere quella condizione davvero molto ma molto bella, che peraltro insomma crea anche una condizione economica per la città di Benevento. Ma la cosa più bella qual è che quest'anno abbiamo avuto richiesta da parte dei produttori enogastronomici della città di della provincia di città di Benevento. Quindi significa che di fatto la fiera, che parte come tradizione antica, come fiera agricola e quindi con tutti gli accessori, gli utensili, le macchine agricole, poi cresce sempre di più, e quest'anno ci sono anche coloro che poi attraverso le attività agricole producono carne, non solo la producono ma la cucinano, e quindi insomma l'enogastronomia, abbinando sempre di più il brand del prodotto e l'eccellenza enogastronomica alle eccellenze agricole della nostra provincia, che è sempre stata a vocazione, come dire, agricola. Ma non ci siamo fermati, abbiamo voluto andare oltre, perché Benevento è anche una città d'arte, una città storica, culturale, e insieme al maestro Alfredo Verdire abbiamo considerato il logo di Alfredo, insomma del maestro Verdile, che lui insomma da qualche anno, sapete, un funzionario comunale, è in pensione, e lui ce l'ha concesso gratuitamente, proprio perché volevamo abbinare l'arte, la cultura alle attività produttive, quindi in questo caso al settore agricolo, ma anche al commercio, perché poi l'agricoltura diventa anche commercio, quindi creando un mix di possibilità, un mix di successo produttivo per la città di Benevento di grande indotto. E a tutto questo, e credo che insomma è un esempio di grande buona amministrazione, la città di Benevento, i cittadini di Benevento non hanno speso un centesimo, perché questa fiera è costata fino adesso 27.000 euro, è l'importo insomma previsto per tutte le attrezzature, per quello che bisognava mettere in campo, per i servizi, però ha incassato 52.000 euro, quindi grande successo sotto l'aspetto commerciale, sotto l'aspetto agricolo, sotto l'aspetto produttivo. Ma tutto questo poi il comune di Benevento ricava anche 27.000 euro, 25 di utile. I cittadini di Benevento non si devono tassare di un centesimo, perché voglio ricordare che quando le amministrazioni comunali intervengono e quindi finanziano o contribuiscono a poter realizzare delle cose o delle attività, è ovvio che i soldi sono del bilancio comunale e quindi sono dei cittadini di Benevento. Invece noi abbiamo fatto in modo che non solo questa fiera diventasse importantissima e creasse una grande e un grande successo economico in
in tutti i sensi sotto l'aspetto commerciale della visibilità della città, unendo l'arte e la cultura alle attività produttive, ma abbiamo anche ricavato 25.000 euro e quindi questo è un esempio di grande e buona amministrazione che l'amministrazione Mastella sta determinando in questi anni e che sta crescendo sempre di più e che fa crescere tutte le attività sempre di più. Gesesa comunica di aver ricevuto una nota della Regione Campania con cui si avvisa che l'interruzione idrica finalizzata a consentire i lavori sul cantiere Rete Ferroviaria Italiano dell'Alta Velocità si svolgerà dalle 16 di venerdì 5 aprile alle 16 di domenica 7 aprile. Tutte le zone interessate dalla sospensione dell'erogazione idrica sul territorio comunale di Benevento sono presenti in dettaglio sul sito internet di TV7. Ai nostri microfoni, intervistato da Alfredo Salzano, il presidente di Gesesa, Domenico Russo. Già abbiamo raccontato tutto ampiamente, anche grazie a voi. C'è stato l'annullamento che era previsto, come ben noto, per questo fine settimana, per i problemi che ci sono stati con i cantieri dell'alta velocità, e invece è stata riprogrammata con nota della Regione Campania l'interruzione, quindi lo svolgimento dei lavori per il primo fine settimana subito dopo Pasqua, e vi assicuro che per alcuni questo non era scontato, perché si era ipotizzato anche altro, e quindi per il weekend prossimo. Quindi tutto quanto quello che è stato detto si ribadisce. Gesesa nei prossimi giorni ricomincerà con le comunicazioni, cercherà di fare tutto quello che è nelle proprie possibilità per limitare i disagi dei cittadini. Saranno posizionati autobotti, chiaramente il sacrificio sarà importante. Si ribadisce la richiesta di fare, insomma, le scorte d'acqua nei giorni precedenti. Ovviamente non ho difficoltà a dire che tutto questo insomma è chiaramente da paese poco civile, non ho difficoltà a dirlo, nel senso che certamente in futuro si dovrà accelerare per poter fare interventi, per poter dotare la città di reti alternative, perché ovviamente se succede qualcosa bisogna essere pronti, non si può lasciare una città senza acqua per tanti giorni. A seguito della frana che si è verificata in Campania e che impatta sull'infrastruttura rendendo impossibile la circolazione ferroviaria tra Benevento e Foggia, Trenitalia ha predisposto un piano per far fronte a questa situazione straordinaria di emergenza. La programmazione dei treni a lunga percorrenza, alta velocità intercity, è stata rimodulata per assicurare la continuità del viaggio ai passeggeri e far fronte alle loro esigenze. La situazione è aggiornata in tempo reale sui sistemi di vendita di Trenitalia e sulla pagina infomobilità di Trenitalia.com. I carabinieri di Montefalcone, di Valfortore e Castelfranco in Miscano, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, durante un controllo effettuato presso un fondo agricolo condotto da un uomo della Valfortore, hanno rinvenuto due fucili da caccia occultati in un tubo di plastica nascosto in una fossa sotto una lamiera, le cui matricole avevano evidenti segni di abrasione. All'esito dei tempestivi accertamenti, i militari hanno constatato che le armi provenivano da un furto in abitazione commesso nel mese di ottobre 2022 a Castelfranco in Miscano, in danno di un cacciatore toscano che era venuto in zona per la stagione venatoria. Nel corso delle operazioni, i carabinieri hanno anche trovato un frangizolle imboscato tra alcuni rovi, nonché due decespugliatori, un gruppo elettrogeno e due martelli pneumatici nascosti sotto alcune lamiere in un altro fosso dello stesso terreno, tutti privi di documenti. I militari hanno accertato che il frangizolle era stato rubato nell'ottobre scorso in provincia di Avellino e hanno contattato il proprietario, che l'ha riconosciuto come proprio, mentre l'utilizzatore del fondo non ha invece fornito nessuna giustificazione sulla provenienza delle altre attrezzature rinvenute. I carabinieri quindi hanno tratto in arresto l'uomo per i reati di detenzione di armi clandestine e ricettazione. L'Associazione Tribunale per i Diritti del Malato, rappresentata da Nicola Boccalone, l'Associazione Salute e Territorio, nella persona di Alfredo Lavornia, l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO di Benevento, rappresentata da Mario Domenico Rossi, e il Comitato No Demedicalizzazione 118 Fortore Miscano, nella persona di Giuseppe Fusco, hanno inoltrato all'attenzione del direttore generale dell'ASL di Benevento Volpe, che pure non aveva manifestato indisponibilità, l'istanza per la costituzione del Comitato di partecipazione che è espressamente previsto dall'articolo
dell'articolo 21 della legge regionale, un'iniziativa che trova la sua ragione non solo in una chiara cornice normativa, ma anche nella netta percezione di un arretramento della qualità quantità dei servizi sanitari ricevuti nel territorio negli ultimi anni, risorse ingenti, poco performanti, ospedale mai nato come quello di Sant'Agata dei Goti, presidi mai realizzati, sono parte dei tratti significativi del trattamento riservato al Sannio. Anche la vicenda del 118 si consegna come punto di ricaduta di metodi gestionali che non hanno mai avuto aderenza al nostro territorio. Di vitale importanza, pertanto, è il ruolo del comitato di partecipazione, che ha funzioni consultive, presenta istanze e proposte, è destinatario della documentazione relativa al funzionamento delle strutture e dei servizi sanitari. Nell'istanza si è fatto presente che nelle aziende sanitarie pubbliche dell'Irpinia, come si è ampiamente documentato, non è mancata l'attivazione di procedure per la costituzione del comitato. Resta viva la speranza che il cittadino possa recuperare i propri diritti alla salute senza dover ricorrere a decisioni prese da aziende sanitarie pubbliche del territorio che decidono a prescindere dal territorio stesso. La giunta comunale, presieduta dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha proceduto all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'abbattimento degli edifici scolastici Federico Torre e Nicola Sala e ricostruzione in un unico complesso scolastico con annesso intervento di riqualificazione energetica, interamente finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'importo complessivo dell'intervento è pari a 16.690.000 euro. Diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di adottare un corretto stile di vita per vincere i tumori. È questo l'intento della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, organizzata ogni anno dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che si svolgerà dal 16 al 24 marzo. L'edizione 2024 della campagna porta il claim «Diventa influencer di te stesso». Sarà presentato il prossimo 18 marzo alle 17.30 nella sala consiliare della Rocca dei Rettori, sede della provincia di Benevento, il libro Autonomia Regionalismo Macro Regione di Stefano Caldoro, già deputato, sottosegretario ministro, quindi presidente della Regione Campania ed attualmente consigliere regionale della Campania, quale capo dell'opposizione. I coordinamenti di Forza Italia delle Valli Fortore e Tammaro esprimono tutta la propria gratitudine all'onorevole Francesco Maria Rubano per l'ennesima visita nel territorio. Ancora una volta il deputato ha mostrato tutta la sua vicinanza alle tematiche che provengono direttamente dalla base del partito, a dimostrazione che un politico che resta vicino ai territori anche dopo le tornate elettorali. Nell'occasione è stato rafforzato il legame di Forza Italia con gli iscritti e simpatizzanti locali, anche nell'ottica della nuova campagna di adesioni. A seguito di un incontro con il segretario nazionale Clemente Mastella, Fabio D'Alessio, avvocato già sindaco di Pannarano, ufficializza l'adesione a Noi di Centro. Aderisco a Noi di Centro perché nascondersi dietro le ideologie è cosa facile, ma rimanere baluardo a difesa del Sannio è cosa che solo questo partito ed il suo leader Mastella possono rappresentare efficacemente. Gesesa comunica che martedì 19 marzo si potranno verificare irregolarità nell'erogazione idrica, quali bassa pressione e mancanza d'acqua, nelle seguenti zone a causa di lavori di manutenzione straordinaria dalle 9 alle 11 circa: via Marco Minghetti, via Carlo Poerio, via Silvio Pellico, via Luigi Settembrini. Si ricorda che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito, sia da telefono fisso che da cellulare 851 17 17, e che è possibile ricevere sul proprio cellulare tutti gli avvisi registrandosi ai canali di Gesesa Informa su WhatsApp e Telegram. Lunedì alle ore 17 al Centro Studi del Sannio, incontro sul tema della paternità plurale tra responsabilità, spiritualità e cura. Diverse voci e testimonianze ci parleranno di vari volti della paternità, un percorso che attraverserà le sfide della paternità, la paternità spirituale, quella che si vive nella separazione, nel divorzio, nell'adozione e nel lutto. Un viaggio condotto dalle poesie di Antonella Fusco, tratte dal suo ultimo volume Sai disegnare la luce, dedicato al papà. Come ricorda Papa Francesco, non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri e madri. Auguri per i loro 50 anni di matrimonio a Salvatore Iacoviello e Margherita Tartaro. Una vita dedicata alla famiglia e alla comunità. Coniugi impeccabili e amici fedeli. Una coppia che festeggia le nozze d'oro su un cammino lastricato di generosità ed impegno per il sociale. Salvatore e Margherita rivolti sempre al prossimo e a tutti. Grandi lavoratori e immensi cuori.
non hanno mai mancato di essere la spalla l'uno dell'altra, giorno per giorno, in questa metà di secolo da sposati, supportati dall'amore per i figli, i generi e i nipoti. Una conquista dietro un'altra, fatta di affetto e fede per Michele, Deborah, Davide, Sara, Lino e Denise. Augurissimi a Salvatore e Margherita per le loro nozze d'oro, verso un futuro sempre radioso, sempre felice, sempre insieme. Lunedì 18 marzo sarà nuovamente in edicola il Sannio Quotidiano con la famosa rubrica La Musica Benevento, i protagonisti. L'originale format ideato e curato da Enrico Salzano, critico e storico musicale, questa volta punta le sue luci su l'Auditorium Calandra, sia dedicato alla memoria dell'avvocato Luigi Giuliano, personaggio di spicco della nostra cultura che ha regalato a piene mani ai tantissimi talenti della città e dell'Italia tutta. L'appello già espresso nel corso di autorevoli sedi da parte dell'autore della rubrica è rivolto all'amministrazione provinciale, in particolar modo al presidente Nino Lombardi, affinché possa ricordare la memoria dell'avvocato Luigi Giuliano intitolando l'Auditorium Calandra proprio alla sua memoria. Si parlerà anche della storia dell'orchestra del Banjo Festival. Tutto questo lunedì 18 marzo su Il Sannio Quotidiano. L'ASDIM, Associazione Diabetici Italia Meridionale, organizza per mercoledì 20 marzo dalle 15.30 alle 18.30 una giornata dedicata alle visite con medico gastroenterologo e nutrizionista. Per info e prenotazioni chiamare il 351-7185946. Per trattare te stesso usa la testa, per trattare gli altri usa il cuore. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.